qui siamo in via Gramsci, cioè sulla Comasinella, questa è Villa De Marchi Pozzi, la villa parte da qui, comprende anche la pizzeria, dopo c'è Villa Tavecchio, è già presente, pur avendo uno stile del Settecento, è già presente nella mappa che ha fatto il tenente Brenna, che era un geografo ingegnere dell'esercito austriaco, nel 1836, probabilmente dalla fine del Settecento come villa. Il giallo lombardo, il colore, che non so bene che cosa sia, comunque viene chiamato giallo lombardo. E adesso, secondo me, per capirla bisogna, guardando questo porticato, spiegare un paio di cose. Qui abbiamo a che fare con... questo è un arco a tutto sesto. Per i comuni mortali che non sanno cosa significhi, il sesto era il compasso. Perché sesto? Perché i compassi di una volta, a parte che alcuni ancora oggi credo, si potevano aprire solo fino a 60 gradi. 60 gradi è un sesto di una circonferenza. In questo caso, quindi, ecco perché arco a sesto. Qui abbiamo due archi a sesto. L'arco a sesto, a tutto sesto, è questo. A tutto sesto è quando, non so perché lo chiamano a tutto, ho cercato ma non ho trovato, ma è quando, se notate, se noi immaginiamo un compasso, ha il centro qua, che è proprio sulla linea, vedete, qui c'è l'arco e qui ci sono i sostegni, poi parliamo anche di quello. In un arco a tutto sesto il centro, dove si appoggia il compasso, è sulla linea tra i sostegni e l'arco, e poi qui faccio il semicerchio col compasso. Questo invece è un arco a sesto ribassato. Immagini qui il centro su cui poggia il compasso non è su questa linea, ma più in basso, e difatti vedete che la curva esce più schiacciata. In particolare qui abbiamo un porticato con delle colonne in arenaria, che è una pietra molto utilizzata nelle ville, perché sostanzialmente è sabbia con minerali dentro che l'hanno pietrificata, molto lavorabile e carina, per cui c'è addirittura un paesino in Sardegna che è fatto tutto in arenaria, gialla però, preso dalla sabbia. Uno di queste campate, una parte dello spazio tra due sostegni, è murata, non so se riusciamo a vederla da qua, però qui nella foto si può vedere. Qui questi sostegni sono colonne in arenaria, tranne in un caso, questa non è una colonna, è un elemento decorativo, che non penso che abbia un valore, una funzione effettiva di sostegno, ma l'hanno messo perché era più carino con le colonne, quindi si chiama lesena. Se la colonna è nascosta nel muro, ma effettivamente sorregge l'edificio, si chiama parasta. Secondo me, tenete presente che quindi qui c'è questo porticato, qui c'è questa apertura, in asse, questo è più recente, questo l'hanno messo nel Novecento, la fontanellina col putto, in asse c'è la fontanellina, l'apertura qua e poi un viale dentro il parco che non vediamo. Qui si vede qualcosa del parco che non possiamo visitare perché non abbiamo ancora la forza. Questo è il viale, vedete, questo non è un... quando vi dicevo non sono parchi pubblici, che, con tutto il rispetto per i parchi pubblici, qui si parla di qualcosa di più, e i vari parchi quindi delle ville private in zona sono belli così. Vedete che qua c'è il da dietro, l'arco a sesto ribassato che vedete lì, quindi qui uno entrava, passava dalla fontana, arrivava qua e poi si faceva il vialetto in mezzo. Questo è un gazebo, credo. Sì, sì.